Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, venerdì 22 dicembre. Le notizie fondamentali della giornata sono poche, sostanzialmente siamo vicini a Natale, per fortuna ci occupiamo delle nostre feste. Allora, che cosa ho letto che mi interessa e che vi propongo secondo una chiave di lettura un po' diversa rispetto al solito? Intanto vi ricordo di condividere la rassegna se vi piace, che è lo strumento per avere maggiore diffusione sulla rete. Allora, sono un po' ossessivo su questo, ma ho visto che le condivisioni non sono più arrivate a 500. Sarà colpa mia, ma anche qualche aiuto da voi, dagli amici. Mi farebbe piacere. Allora, cosa succede oggi? Beh, insomma, la prima notizia non è la prima notizia, è che io oggi, essendo all'estero, mi libero da tutta quella melassa di retorica che sono convinto, ci metto la mano sul fuoco, ci sarà oggi sulle televisioni, meno sulla rete, che è più il nostro bar, il nostro, e lo dico con grande affetto, il nostro bar, perché è il luogo dove si esprimono gli interessi veramente della gente, cioè più Rodriguez e meno Casa Reale, adesso per fare gli spiritosi rispetto alla copertina di chi, beh, insomma, ci faranno due balle così sui 70 anni della Costituzione. Mi è bastato leggere le prime 5-10 righe di Giorgio Napolitano che ci spiega la bellezza della Costituzione oggi sulla stampa che stavo per mettermi di cattivo umore. Per fortuna in prima pagina sul Messaggero c'è Nordio. Nordio ha bisogno di avere una piccola statua, non vorrei sembrare blasfemo, all'interno del nostro presepe natalizio, perché non ne sbaglia una. Dice: la Costituzione è stato uno straordinario compromesso politico tra le varie anime dell'epoca, e questo l'abbiamo studiato anche noi, comunisti, cattolici, più o meno secolarizzati, e diciamo liberali. Oggi quel mondo non c'è più, i cattolici si sono del tutto secolarizzati, i comunisti non sono più comunisti dell'epoca, quindi quel compromesso politico già è figlio di un'epoca che è cambiata. E inoltre un'altra cosa che ha notato Nordio straordinaria è il rigore formale, perché questo lo dobbiamo riconoscere ai Togliatti, ai De Gasperi, agli Sturzo, agli Einaudi, è stata scritta in maniera straordinaria. Bastava vedere quella scritta dalla Boschi per capire, e dai suoi consulenti, per capire che cagata di Costituzione da un punto di vista formale sarebbe uscita. Detto questo, i contenuti ovviamente non riguardavano la prima parte della Costituzione, ma l'utilizzo di alcune norme di funzionamento delle nostre Camere. Bene, quindi io direi, se siete sufficientemente allergici alla Costituzione, lasciate perdere. Se invece non lo siete, oggi troverete tutta questa melassa di retorica da parte di chi peraltro la voleva cambiare con il referendum, non ci sono sicuro, questa Costituzione. E lo ha fatto male. A proposito di costi invece della Costituzione, lo leggo solo sul Libero, la Camera dei Deputati costerà 1 miliardo di euro, 350 milioni sono gli stipendi, 80 degli attuali deputati, e il resto, per arrivare a 350, 270, sono le pensioni degli ex parlamentari. 350 milioni di euro il costo del personale, diciamo, eletto, 1 miliardo il costo della Camera. Ma la notizia è: ma dov'è finita tutta quella battaglia sulla riduzione dei costi della Camera di cui erano pieni i giornali? La retorica anticasta degli ultimi giorni, ma degli ultimi anni, niente. Oggi ci sono soltanto il Meritorio Libero che se lo ricorda. Io non sono granché affascinato, i costi di democrazia ci sono. Certo, 1 miliardo di euro per far funzionare la Camera è una cifra che forse potremo un pochino sforbiciare, immagino, anzi, la vorrei sforbiciare in maniera lineare, 10% di meno, signora Boldrini, no? Che facevi tanto la cosa. Invece di avere 20 addetti stampa, 10 addetti stampa, invece di avere 20 autisti, 10 autisti, ma non perché io ce l'abbia contro gli autisti, perché io penso che la seconda carica dello Stato o la terza carica dello Stato debba avere la dignità e la forza di rappresentare un grande paese come il nostro, pure con gli aerei privati, ma insomma, da 1 miliardo, forse un 10% di taglio dei costi della Camera si potrebbe agevolmente fare. Non è successo. Dell'indipendenza della Catalogna non parlo, mi sono annoiato mortalmente a commentare cose che non capiamo e sono un po' lontane da noi, sono cavoli loro, hanno votato per l'indipendenza, i partiti dell'indipendenza, sarà un gran casino, ne abbiamo i nostri. E ci occupiamo dei nostri. Ovviamente è un po' superficiale questo mio punto di vista, ma ve lo dico perché anch'io sono un po' in un clima natalizio. E quindi tra Costituzione, costi della Camera e Catalogna mi sono rotto le scatole. Mi piace molto oggi parlare invece di una cosa che riguarda gli Stati Uniti. L'America adesso è governata da Trump, ma mi sembra di essere ritornati nella vecchia idea dell'America anni 70 che tutti quanti odiavano. Destra, fascismo, diciamo i reduci del fascismo, e la sinistra comunista, no? Via Cossiga con la K, cioè questo sapore di antiamericanismo era fantastico. Oggi si è di nuovo ricoagulato intorno a Trump. Due questioni di oggi secondo me sono clamorose. Una che mette bene in evidenza il Corriere della Sera con un pezzo molto buono di Alesina e Giavazzi, che dicono: ragazzi, guardate che gli Stati Uniti hanno fatto una grande riduzione fiscale, mo saranno cavoli dell'Europa perché dovrà competere con aziende americane
americane che avranno 10% di tasse in meno, quindi datevi una mossa. I tedeschi hanno le risorse per farlo, francesi, italiani no, sono cavoli nostri. Questo è il problema, non come notano loro, sei, io dico, decerebrati, anche se fanno i ministri dell'economia dell'Europa. Sapete che fanno i sei ministri dell'economia dell'Europa? Chiedono al World Trade Organization, all'organizzazione del commercio mondiale, di lamentarsi con gli Stati Uniti perché riducono le tasse. È una cosa che, se non fosse avvenuta, voi non ci credereste. Cioè, i ministri dell'economia dell'Europa, invece di ridurre le tasse a noi, fanno un appello a una specie di TAR globale che è il WTO, perché gli americani hanno ridotto le tasse. È una cosa che ti fa venire veramente, come dico io, il sangue al cervello. E questi sono i nostri ministri economici di Spagna, Italia, Francia, la cultura assurda per la quale questo continente tutto intero morirà. Morirà per un altro evento che è successo oggi, incredibile, che il TAR, qualche volta il WTO, come nota oggi Quelle della Sera, e se ne strabatte perché dice non c'entra niente con la violazione della concorrenza ridurre le tasse, riducetele anche voi le tasse. Dall'altra parte c'è un altro TAR che è più cretino, più costoso, costa 800 miliardi di euro, il 22% di questi 800 miliardi di dollari, scusatemi, sono pagati dagli Stati Uniti. Sapete come si chiama questo TAR? L'ONU. L'ONU, sapete che cosa ha deciso su una mozione fatta dallo Yemen, noto paese democratico, e la Turchia, che ci sta simpatica a tratti, quando fa queste operazioni ci sta simpatica, diciamo, ai nostri giornalisti politicamente corretti, quando fa le sue piazze, le sue manifestazioni, le sue polizie e manifestazioni ci piace di meno. Quindi Turchi e Yemen hanno fatto una mozione approvata da tutto il mondo, tranne, mi sembra, 9 poveracci, tra cui non c'è l'Italia, di condanna della decisione di Trump di considerare Gerusalemme la capitale di Israele, che peraltro è fatto in un contesto più globale, non esclude che sia la capitale anche di altri paesi, non esclude che sia che ci si possa arrivare a un accordo, cioè semplicemente la definizione di una cosa che è molto semplice, che per Israele Gerusalemme è la sua capitale. Bene, tutto il mondo contro Trump e contro Israele, competenti i nostri, il TAR, diciamo, newyorkese, che è riuscito a fare una mossa che andrà sui giornali e servirà a zero se non ad alimentare l'anti-israelismo e l'anti-ebraismo mondiale, che mi sembra che non ne abbia bisogno in questi momenti di essere alimentato. Ma andiamo avanti, perché non è finita. La tale coglionaggine dell'Europa è tale per cui stiamo, e in questo soltanto Daniele Capezzone lo ha colto come fenomeno anche l'Avvenire, oggi in prima pagina, stiamo facendo sostanzialmente causa, la metto semplice, in questo caso il TAR è l'Europa, contro la Polonia, perché la Polonia ha fatto una riforma della giustizia. La riforma della giustizia della Polonia è una riforma che mette un po' sotto controllo, diciamo, la questione, l'apparato giudiziario polacco. A parte tutto, tra poco leggerò che cosa dice Capezzone, questa materia, questa ingerenza di Bruxelles sulle riforme fatte dalla Polonia potrebbero portare in prospettiva al fatto che la Polonia venga annullata come suo voto all'interno dell'Unione Europea, cosa che non avverrà mai, perché il patto tra Ungheria, Polonia, si chiama il patto di, insomma, di questi paesi del nord, che non verrà mai, ci vuole l'unanimità per bannare il voto della Polonia, non avverrà mai, quindi anche qui abbiamo fatto una follia. Vi leggo che cosa dice, secondo me, in maniera migliore rispetto a tutti oggi Capezzone nella sua nota quotidiana. L'Avvenire parla sfottendo la Polonia. Capezzone dice: dopo non aver capito Trump, dopo non aver capito Brexit, dopo non aver capito i rischi del ministro di finanze unico UE, altra follia che abbiamo rischiato, dopo questo rosario di miopie, adesso non si accorgono dell'ultima enormità europea. Mi riferisco alla misura dell'articolo 7, quello di cui vi sto parlando io ora, cioè un pesantissimo minaccioso warning scagliato contro la Polonia che trae origine, rectius, pretesto, dice Capezzone, da una riforma della giustizia liberamente scelta da un governo e da una maggioranza con alcuni profili di somiglianza, magistratura non totalmente autonoma e indipendente all'italiana, potremmo sintetizzare, rispetto agli ordinamenti di Francia e Germania, dove vi ricordo in Francia il PM è sotto il controllo del Ministero della Giustizia, cioè esattamente la stessa cosa, chiaro? Eppure la UE non ha avuto esitazione a lanciare il sovvertimento contro Varsavia, preludio all'analogo attacco che da presumere partirà contro l'Ungheria di Orban. Ora, a parte il fatto che questa ingerenza negli affari interni di un paese libero è di per sé un'enormità,
C'è anche un punto politico e strategico di fondo. L'asse franco-tedesco, dopo la sottovalutazione di Brexit, vuole sbarazzarsi e arrivare a una resa dei conti con il gruppo di Visegrad, cioè dei paesi dell'est Europa. Vabbè, poi continua Capezzoni. L'idea che questi si occupino, invece di migliorare l'economia europea, di pensare che abbassano troppo le tasse gli europei e gli americani, di pensare che dobbiamo fare le battaglie perché Gerusalemme non sia la capitale di Israele e pensare che la Polonia non si possa fare la sua riforma della giustizia, è una roba che vi fa capire come Bruxelles e i nostri ministri dell'economia vivano in un altro mondo rispetto a quello che governerà nei prossimi decenni. Chiudiamo con la Boschi, non possiamo fare altrimenti questa settimana di passione. Oggi la difesa di Renzi rispetto alla questione Boschi è un po' migliore perché non utilizza il sessismo. Caccia la donna, dice, decideranno gli elettori. Mi piacerebbe crederlo, se così fosse vorrebbe dire che la Boschi si candiderebbe in un solo collegio uninominale nella sua zona, cioè ad Arezzo. Se così fosse chiederei scusa a Renzi e gli direi è vero, hanno deciso gli elettori del collegio di Arezzo. In realtà penso che la Boschi si candiderà nel collegio più forte e avrà il cosiddetto recupero dal listino proporzionale come è previsto dalla legge Rosatellum. Bellissimi pezzi di Facce e Sallusti sulla questione di quell'annuncio di un imprenditore in cui dice: voglio una commessa di bella presenza perché ha un front office, un ufficio di comunicazione col pubblico, la grande, enorme, gigantesca ipocrisia italiana, per cui bella presenza non si può dire, si può pretendere perché sicuramente la pretenderanno, ma non si può scrivere. E come dice Sallusti, per fortuna che Poletti è di brutta presenza, come dice Sallusti lo sono io, se no questo articolo non lo potremmo dire e fare. Un caro saluto a tutti quanti voi, do appuntamento come sempre con la zuppa di Porro domani, condividete se potete questa zuppa. Ciao!